Buongiorno Fagnano, eccoci col consueto video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Passiamo subito ai dati della pandemia Covid che, come ho già preannunciato, continuerò a dare fino al 31 marzo, giorno in cui termina lo stato di emergenza. Ad oggi a Fagnano il numero dei positivi è di 39. Veniamo al discorso della crisi ucraina. Ad oggi a Fagnano ci sono 13 persone di nazionalità ucraina ospitate da cittadini di Fagnano. Devo fare un elogio alla solidarietà dei fagnanesi che hanno dimostrato volontà di accogliere cittadini in fuga da guerra e che si sono dati disponibili ad aiutarli in tutto. Come sta funzionando questa accoglienza? In questo momento è partito il discorso sanitario, quindi una volta arrivati le persone vanno a registrarsi con i documenti presso il comando di polizia locale per fare la dichiarazione di ospitalità, poi vengono chiamati da TS per fare tamponi e vaccinazioni. Per rendersi disponibili ad aiutare queste persone vi invito a segnalare qualsiasi tipo di iniziativa oppure possibilità di accoglierli nelle proprie case per un tot di tempo, quante persone potete accoglierlo, all'indirizzo mail che trovate qua sotto, che è clelia.mazzone@comune.fagnanolona.va.it. Questo è il canale ufficiale dove dovete scrivere per segnalare qualsiasi cosa in merito all'emergenza ucraina. Passiamo agli eventi della settimana. Questa sera, venerdì, alle ore 20:30, presso l'Aula Magna Benvenuto Piazza delle Scuole Enrico Fermi di Piazza Alfredo di Dio, si terrà la festa dello studente. È un primo momento di riapertura della scuola alla cittadinanza. In questa festa si premieranno gli studenti meritevoli del paese. Prosegue, sempre all'interno della sala del Camino del Castello Visconteo di Fagnano, la mostra fotografica di Mirko Rodio. Mentre domani, ore 17, nello spazio Optimum di via Patriotri apre la mostra Poesia e Teatro. Domenica, sempre allo spazio Optimum, ma alle ore 16, il monologo di Dante ad Aleta. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, un inizio di nuova settimana e al prossimo video. Buona giornata a tutti!